That's life. That's life. Lo hanno definito l'Oscar della East Coast, il red carpet più sorprendente di tutti, capace di far impallidire quello leggendario e decisamente più sobrio del Kodak Theater di Los Angeles. Ma lo spettacolo che offre il Met Gala di New York, l'evento benefico che ogni primo lunedì del mese di maggio entra in scena per raccogliere fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum, è decisamente unico e irrinunciabile per fashion victim, giornalisti, turisti o semplici curiosi. Una vera festa di moda che si fa colossal oltre che costume e liberamente ispirata al tema della mostra. Quest'anno la Gilded Age, l'età dell'oro della grande mela a fine Ottocento, il tempo della nascita dello stile americano. E di oro se n'è visto a profusione sulla scalinata del museo che, dopo l'edizione in forma ridotta dello scorso settembre e quella annullata del 2020 causa Covid, ha ufficialmente riaperto le porte al party più atteso dell'anno. Glamour, emozione e sorpresa si confermano così le parole chiave del galà, padrona di casa Nwintour, quest'anno più regale che mai in un luminoso look Chanel con tanto di tiara di diamanti. The exhibition, I think, is one of the most extraordinary ones that Andrew Bolton has ever created over many years, and I'm just happy to see everybody come out tonight. New York, New York. Molte le star che via via si affacciavano da un albergo extra lusso dell'Upper East, la zona billionaire della città vista su Central Park, trasformato in un sorprendente backstage. Numerosi gli arrivi con le limousine, grande la curiosità, tante le sorprese. A cominciare da Kim Kardashian, accompagnata dal nuovo fidanzato, Pete Davidson, capelli biondo platino e una super dieta necessaria per entrare nell'abito color cipria che Marilyn Monroe indossò nel 1962 in occasione del compleanno del presidente John Fitzgerald Kennedy. E restando in famiglia e in America, Kris Jenner, mamma di tutte le Kardashian, in un look firmato Oscar de la Renta, chiaro omaggio a Jackie Kennedy. Blake Lively in un sorprendente abito Transformer firmato Atelier Versace e ispirato alla Statua della Libertà. Hillary Clinton in rosso Altuzarra, lo scollo ricamato con i nomi delle donne più ammirate dalla ex First Lady. No more I love you. Nutrita la pattuglia dei look firmati dai designer italiani, in Versace la strepitosa Gigi Hadid, Prada per Kendall Jenner, Gucci va da sé per i gemelli per una notte, Alessandro Michele, direttore creativo della casa, e l'attore e amico Jared Leto, fucsia Valentino per i neosposi Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. C'è poi chi ha scelto il frac come Tom Ford e chi ha puntato sulla giacca manifesto più opportuna che mai visti i tempi. Chi si è presentato da solo e chi orgogliosamente in coppia, Elon Musk tra questi. L'imprenditore miliardario a capo di un impero che oggi comprende anche Twitter si presenta anche lui in frac, accompagnato da mamma May, che sceglie una tunica di velluto Dior illuminata da un triplo giro di perle. Sorridenti e super chic sono la conferma che con mamme così si arriva lontano e non solo in America.